Lucrezia cresce e ormai ragazzina e capita nelle sue mani un libro che ha questo titolo, La scuola del divino amore, guida all'anima per amare Dio. Comincia a leggere questo libro, lo legge, lo rilegge, si appassiona in una maniera che matura nel cuore il desiderio di dare tutta la sua vita a Gesù e comincia a pensare di lasciare il mondo, di andare a Bologna, di ritirarsi in un monastero. Quando dice il suo pensiero, il suo progetto in casa, nessuno vuole, tutti sono contrari. E allora lei, non potendo fare questo, fa questo pensiero, dice: io farò della mia casa un monastero e desidera mettere un abito, vestire l'abito di Sant'Antonio. Non so spiegarvi bene che cosa sia, comunque era un abito votivo che avrebbe indicato che lei si dedicava solo al Signore. Ma il padre assolutamente non vuole una ragazza piena di qualità, bella, capace, non deve andare in monastero e neanche mettersi un abito da voto, l'abito di Sant'Antonio. E allora che cosa fa il papà? Cerca di distrarla e comincia a organizzare nella sua casa delle feste e degli incontri di gioventù. Li raduna lì e poi ballano, cantano, suonano, insomma, delle feste perché lei vuole a tutti i costi che trovi un ragazzo e che si sposi. Dello stesso parere del papà è anche una zia e una sorella sposata. Però Lucrezia in queste feste si trova molto in imbarazzo, lei proprio non piacciono affatto e si sfoga con la sua mamma. La mamma la capisce, però presto la mamma muore. E allora che cosa pensano i suoi? Perché lei non si distragga, non pensi tanto ad andare in convento, le affidano delle responsabilità nella casa. Quelle responsabilità che aveva la mamma, le affidano la gestione della casa e dei domestici, che era una cosa questa molto difficile, così che la sua vita diventa più complicata e più pesante. Però lei, quando ha il tempo libero, tutto il tempo che ha, cerca di ritirarsi nella sua stanza e di pregare. E con più insistenza prega Gesù, prega la Madonna e una notte in una preghiera estatica vede Maria. Maria che la rassicura, la tranquillizza e le dice queste parole così belle: finché avrai cuore per il mio e tuo Gesù, avrai una madre, ti guarda, ti difende, ti consola. E allora a quel punto lei accetta la volontà di Dio, dice a un certo punto Maria mi custodisce e io tiro avanti così. E matura una preghiera molto bella in cui esprime tutto il suo abbandono alla provvidenza del Signore e alla sua volontà. Ecco alcune espressioni di questa preghiera. Provvidenza divina, siate pur benedetta. Volerei a voi per un dolce riposo nell'orazione, ma voi mi trattenete nelle cure della famiglia. Verrei a voi per la strada della solitudine, ma voi mi volete impegnata nelle pratiche di pietà in mezzo al mondo. Siate pur benedetta, sia ciò che a voi piace. Poi dice queste parole: sarò nel mondo, spero però di non essere del mondo. Avete presente Gesù nell'ultima cena, quando prega per i suoi discepoli, dice: non prego che li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Quindi vedete, lei prega così, il Signore la custodisce, chiede di essere nel mondo e non del mondo. Il Signore voleva che Lucrezia stesse a Crevalcore. Lui l'ha suscitata perché rimanesse lì tra la sua gente come un segno della sua santità e del suo amore. A un certo punto, ecco, Lucrezia compie 20 anni. Quando compie gli anni, ancora il padre la carica, si deve sposare. E anche lei è molto preoccupata, ma ancora prega, prega la Madonna e ancora in una preghiera estatica, nella notte, Maria, la madre delle misericordie, la viene a consolare,
non solo, ma le dà un segno, dice: dopo con questo segno si convinceranno a farti fare la tua vita. E che segno fa? Nel suo braccio, ecco, viene come stampato, della grandezza di una moneta, una stella che ha 7 raggi, e in uno di quei raggi c'è una croce. È lo stemma di Maria, mistica stella del Monte Carmelo. Maria le dà questo segno e poi le dice di vestire l'abito carmelitano come terziaria carmelitana. E allora dopo lei ha questo segno e prova di convincere i familiari. Naturalmente il padre non si convince subito, per essere sicuro papà Geminiano la porta a Bologna. La porta a Bologna da un certo padre maestro dei novizi del Sacro Collegio di Sant'Ignazio, un padre che si chiama Ottavio Roffi. Questo padre esamina il caso e poi scrive che guarda tutte le cose per bene e poi rassicura papà Geminiano che quel segno è un'opera miracolosa della Madonna e che quindi il papà deve cedere. E finalmente il papà accondiscende. E allora, ecco, nella chiesa di San Silvestro, 8 dicembre 1657, la festa della Natività di Maria, a 21 anni, Lucrezia si consacra al Signore e veste il sacro abito di terziaria della Madonna del Carmine.